Ciao ragazzi e ben ritrovati o benvenuti se è la prima volta che approdate su questo canale, il canale di Sbarba. Io sono Bruno Iepariello e niente, già l'ho detto, questo è il canale di Sbarba, io sono suo ospite su questo canale. Allora, scherzo, se non l'avete ancora fatto, perché io dalle statistiche lo vedo, che c'è una certa percentuale di persone che guarda i miei video e non mi sostiene. E come fate voi a sostenere il mio lavoro operato e questi video che sono gratuiti per tutti coloro che ne stanno guardando? Cioè, io non ti faccio pagare nulla, ma a me, fammi un piacere. Clicca sul tasto iscriviti, accendi le campanelline, così quando faccio un nuovo video, quella volta ogni morta di papa, ti arriva la notifica e tu lo puoi guardare. Tanto a te costa nulla, a me invece grazie. Allora, dicevo, oggi che cosa vado a proporvi, a provare insieme a voi in questo nuovo video? Un pennello, è a bagno il pennello, lo so, un po' zozzo forse perché ci sono i residui della pelata appena fatta, ed è, sgrugniamolo per bene, eccolo qui, il penna, infatti è zozzo, l'ho usato per la testa, ho fatto la pelata. Dicevo, è il pennello con il mio marchio, Sbarba, però questo è un prototipo, questo non è in vendita, perché il manico, questo tronco conico, sinceramente... Vabbè, diciamolo, dai, tanto siamo tra amici, in questa community ci si dice le cose in faccia, a me fa cagare, ok? È brutto la forma del manico, attenzione, invece il colore lo trovo di un elegante, e ora ve lo faccio vedere, zoomando, con i potenti mezzi di Sbarba, questo variegato color ambra, color miele, color ocra, color giallo, vedete com'è bello? Molto elegante, chiaramente la scritta, il logo Sbarba è color oro con ghiera oro, tutto oro su oro, 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 quanto oro tirarei, basta. Allora, il ciuffo è invece un inedito, una prova, la prima prova del ciuffo su questo canale, è un tasso misto cavallo, unisce un attimino i pregi dei due mondi, il tasso e il cavallo. Il cavallo però ha questa particolarità di essere leggerissimamente pungente. Perché? Perché sono stecche di peli che vengono chiaramente tranciate, perché il crine o la coda del cavallo c'ha questi peli lunghissimi, e quando la macchina trancia il pelo, quindi lo spezza, lo taglia, e sentite un po' pungere, ma no, attenzione però, perché il pelo del cavallo è come un po' quello del maiale, con il tempo, con l'uso, fa le doppie punte e quindi perde la sua, questa l'ha persa perché c'ha già diversi utilizzi. Vi dico che il rodaggio medio per questa tipologia di pennello, ma anche quello tutto cavallo, è più o meno di 10-12 utilizzi, ok? E basta, per il pennello l'ho presentato, ora andiamo oltre. Ora vi faccio vedere, l'ha provato in video, credo, soltanto l'amico Andrea Tarenzi, perché Dario aveva provato Flowerence. E io vi porto, chiaramente poi vi porterò con calma perché sto facendo un video ogni morta di papa, e vi porterò anche Flowerence, ma oggi ho deciso di utilizzare, con questo bel caldo del 2 giugno, in questo giorno di festa della nostra Repubblica, Pegaso, il cavallo alato, il simbolo della Toscana, e Pegaso. Attenzione ragazzi a Pegaso, perché Pegaso se si imbizzarrisce e batte le ali, poi ha voglia di bere Red Bull, non ce la fate ad acchiapparlo, perché lui
schizza veloce, più veloce di furia, è Pegaso. Allora, mamma mia, oggi sto video sto facendo veramente il... Basta. Allora, dicevo, innanzitutto andiamo a svuotare la ciotola che conteneva il pennello in ammollo per chiaramente prepararlo alla rasatura. Bastano 15 barra massimo 20 minuti, è comunque un tasso. Andiamo a versare il contenuto all'interno della ciotola di Pegaso. Pegaso ha una profumazione che ha fatto il sottoscritto, è il mio primo esperimento di, sgoccioliamola tutta, di fragranza, quindi è una fragranza inedita, non copiata da nessun profumo famoso, quindi non si rifà ad alcun profumo famoso, e nulla, di che sa? E sa di agrumi prevalentemente, però c'ha un cuore floreale e un fondo con un leggero legnoso barra animalico che prendono, impacchettano, ok, l'agrume e un pizzico di fiorito che volendo ci si sente anche la zagara, che sarebbe proprio il fiore, ok, dell'agrume, lo impacchettano e lo spingono in alto, in orbita, perché, dite voi? Perché chiaramente, ragazzi, il fondo legnoso animalico dà persistenza alla nota esperidata, che invece noi sappiamo che solo la nota agrumata, ragazzi, dura... meno che di Natale e Santo Stefano, perché la metti nel viso un dopo barba, un profumo 100% agrumi, dura veramente mezz'ora. Dopodiché, ciao ciao. Invece, per far durare più a lungo la nota agrumata e speditata di questo prodotto, è stato concepito, ecco, la fragranza in questo modo. Ora io, basta, perché mi sto incartando, e vado a effettuare il prelievo. Vediamo dove questa fotocamera ha il timer. Ah, eccolo lì, mazza quanto è piccolo, non ci vedo più. Insomma, bastano, dicevo, siamo a 43, 44, 45, arriviamo a 50 e ci fermiamo, dai. Sì, basta, ecco qui. 15, massimo 20 secondi di prelievo. Poi quello che si è formato, guardate qui, guardate che cosa si è formato, eh? Questo lo vedete? Questo si preleva così con il ditino e si, ecco, rimettiamo a posto e si spalma nel viso perché non si butta. La pasta del sapone è leggermente duretta, ok, noi ce l'andiamo a mettere così nel viso. Che cosa faccio io? Allora, innanzitutto fammi togliere, spostare la ciotolina contenente l'acqua di vegetazione che ci servirà dopo per montare il sapone. Apro l'acqua e vado a sciacquare proprio così con il ditino la superficie per eliminare tutto il residuo, quella schiumetta, quella pasta di prelievo chiaramente che è venuta fuori al passaggio del pennello. Io lo sciacquo per bene, delicatamente, chiaramente col ditino. Il ditino va usato in maniera delicata. Ok, ecco qua, abbiamo sciacquato, vedete la pasta è così, capovolto per tutto il tempo della sbarbata, ma anche fino a questa sera. Calcolate che sono quasi le, anzi sono le 5 passate del 2 giugno, della festa della Repubblica Italiana. Lo posso lasciare fino anche alle 8 di sera, a testa in giù, dopodiché rigirato, e io non lo chiudo ermeticamente perché mi piacciono che i miei saponi, e nel frattempo vado a insaponarmi, altrimenti sto video facciamo durare come le calende greche. E dicevo, non amo tappare i miei prodotti perché ho visto che Beatrice, Dante, Wood & Brat, Sapore di Mare ormai hanno un anno
E ora li vedete qui sistemati sulla mensola, ma in realtà io poi quando non faccio questo video tutti i miei prodotti ce li ho in quest'altro mobiletto che c'ho qui, stappati, ok, stappati, soltanto col tappo sopra appoggiato, e il sapone si disidrata. È un po' l'effetto che avviene, l'avevo credo spiegato in, non ricordo se in un video su Telegram o su un audio su Telegram. E è un po' l'effetto che avviene al parmigiano reggiano, ok? È parmigiano fresco, sì, buono per carità, però se andiamo al 18 mesi, al 24, al 40 mesi, solita forma di parmigiano, quindi fatta sempre con lo stesso, gli stessi litri di latte iniziali, poi andiamo a pigliarla dopo 40 mesi e chiaramente il volume e il peso diminuisce perché perde acqua, si concentra il sapore, il gusto, e poi cioè, quando ci mettiamo in bocca sentiamo tutto quello, quello scricchiolio, quella cosa fantastica, proprio afrodisiaca, che ti lascia solo il parmigiano reggiano. Vabbè, comunque insomma, non voglio paragonare assolutamente i miei prodotti, manco lontanamente, a quella che è la qualità e il sapore del parmigiano, ma per farvi capire, questo non vale, cioè questo vale anzi per tutti i prodotti, i saponi a pasta medio dura, ok? E quindi non vale solo, dicevo, per i miei prodotti, vale per tutti i saponi. Questo è il miglior modo secondo me per mantenerli e anzi per farli migliorare nel tempo. Allora, il sapone però chiaramente ha bisogno ancora di... Ma io non ho preparato il rasoio, io non ci ho messo ancora la lametta. Comunque il rasoio che vado ad utilizzare oggi è un classicissimo R89. Perché? Perché molte persone mi scrivono e mi dicono, mi chiedono: Bruno, ma con quale rasoio devo iniziare? Io provengo dal rasoio elettrico, provengo dal multilama. Ok, vado a sciacquare un attimino le mani. E mi dicono chiaramente, mi scrivono mail. Ecco, ora visto che siamo in confidenza, ve la posso rilevare questa cosa. Ragazzi, quando mi scrivete le mail su info@sbarba.it, io lo apprezzo perché chiaramente sono consigli che voi chiedete al sottoscritto e quindi mi fate sentire in un certo modo anche importante. Però in tutta franchezza, io quando devo rispondere alla mail c'ho proprio una botta qui, ma arriva una mazzata boom qui sulla capoccia. Perché io odio scrivere fondamentalmente, infatti lo vedete anche dalle descrizioni del mio sito, che sono descrizioni, no? Dove, perché non amo scrivere, questo è purtroppo il mio, io sto cercando la metta, ma che ci metto mo in questo benedetto R89? E ci vado sempre della solita questa che è la Nutrit, Nutrit Carbon, questa è finita, bene, bravo Bruno. Persona Platinum, mannaggia mi sa che non c'ho. E mettiamoci una cosa, dai, mettiamoci questa, via, eccola te, la prima l'ho trovata, il primo pacchetto utile, Bolzano. E questo è l'R89, dicevo, perché purtroppo è un mio limite, io odio scrivere, ho sempre odiato scrivere, fin dai tempi delle scuole, dove consegnavo i miei tema, il tema, quando si faceva il compito in classe di italiano, e tema, due punti, e ci davano 3-4 tracce. Allora, vado ad armare
il Mule R89 con questa Bolzano. Vediamo un po' come si cava anche nella messa a fuoco questa macchinetta fotografica. Grande! Grande Olympus! Mazza mia che autofocus! Oh, mamma mia, brava, brava, brava! Questi giapponesi, ragazzi, sono forti. Allora, dicevo, andiamo a chiudere. Che stava di? Era una stronzata, lo so. No, del discorso di... Al parto, del discorso di... grande. Del tema. Ci davano le tracce. Io sceglievo chiaramente quella un po' più facile. E finivo mediamente in un'ora. Poi ci mettevo un'altra ora solo per ricopiarlo in bella. E mi veniva non una pagina intera, che poi chiaramente no, ai miei tempi si faceva la mezza colonna, quindi una pagina intera di un quaderno divisa su due colonne, chiaramente venivano fuori due paginette, due colonne, due mezze colonne. E invece il mio tema era una colonna, quindi mezza pagina. A volte, proprio quando avevo l'ispirazione, una colonna e mezza, quindi tre quarti di pagina. E niente, la professoressa me lo diceva sempre. Diceva, sì, il concetto c'è, perché io chiaramente il concetto ce l'avevo, ma troppa sintesi. E signore, ma io, ma che te, se ero bravo a scrivere, voglio dire, mi chiamavo Leopardi, o D'Annunzio, o Dante. Visto che l'ho fatto Dante, eccolo lì. E quindi niente, odio scrivere, tutto so ambaradan, chiaramente per conoscerci un pochino meglio in questa bella community, ma per dirvi che se volete dei consigli dal sottoscritto, ragazzi, ci sono dei metodi, ok, più veloci. La mail ormai è un po' come la vecchia lettera che ti spedivi alla posta, dovevi andare lì, metterla nella cassetta rossa, aspettare 3-4 giorni, poi la consegnavo, dopo ti arrivava la risposta. È diventata, secondo me, un po' obsoleta, anche se è più veloce perché ti arriva subito la mail. Ma ci sono questi nuovi metodi di comunicare che sono fantastici. Telegram, WhatsApp, te clicchi il cosino, alzi, perché sennò se non tieni pigiato, quello parte il messaggio in automatico e ti arrivano audio di un secondo, dici ma che voleva questo, nulla, era partito così per sbaglio. Te alzi e registri, dici ah ma no, ma perché io per radermi bla bla bla, 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 bla uso questo, volevo il consiglio su quest'altro, mi mandi un audio di un minuto e io ti rispondo con un altro audio di un minuto. Spettacolare. Non c'è da scervellarmi nello scrivere, c'è da pensare, oddio, ma questa parola come si scrive? Con 2C, 4C o come a cacciucco con 5C? Poi il punto e virgola, insomma, io sappiate che non sono bravo a scrivere. Ok, e quindi me volete mandare le mail, mandatemele, ma preferisco Messenger, WhatsApp o Telegram, perché nel 90% dei casi io rispondo con un audio. Allora, questo purtroppo sono io, questi sono i miei limiti. Allora, comunque, insomma, tutto sto papello per dirvi che quando mi chiedono ma io come devo iniziare, la risposta mia è questa: R89. Ragazzi, R89 è un rasoio rifinito con qualità tedesca, quindi tedeschi, ragazzi, sanno lavorare, ok? Quindi c'ha delle cromature luccicanti, delle cromature veramente che, vabbè, Mercur proprio scansati, anche lui è tedesco, ma Mercur scansati. Queste cromature, queste nichelature, non lo so, poi non è che ci capisco tanto, se sono cromo o nickel. O qualcuno mi diceva addirittura che dice no, Mule è così scintillante perché utilizza la doppia doppio processo galvanico, ok? Quindi prima gli fa la
nichelatura e poi la cromatura o viceversa, non lo so, prendetela con le pinze quello che vi sto dicendo, perché io non sono un tecnico, però effettivamente quello che riscontro è che sono fatti veramente bene. Quindi il mio consiglio è: comprati un bel R89 ed è il rasoio giusto per iniziare, anche per finire volendo. Ok, allora, verso del pelo fatto, bella sta Bolzano, R89, vabbè, è inutile che... E quindi io consiglio R89, volendo, se vi piace, anche il Mercure 34C, è un grandissimo prodotto, sulla stessa... con la stessa testina è stato fatto un clone, in pratica il Gillette King Camp, parlo del Mercur 34C, il Gillette King Camp addirittura lo trovate al supermercato. Quindi con questi rasoi qua, secondo me, potete tranquillamente iniziare, anche finire. Poi tutto il resto, tutto quello che c'è nel mezzo, secondo me è collezionismo, ok? Ed è giusto anche che ci sia, ci mancherebbe. C'è chi colleziona i farfalle, chi colleziona i francobolli o la carta moneta, ed è giusto anche che ci sia chi colleziona pennelli, rasoi, saponi, bla bla bla, eccetera eccetera. Allora, nel frattempo qui siamo in seconda passata e vi faccio vedere com'è la schiuma, ma soprattutto, ecco, questo è anche un esperimento video per vedere poi la risoluzione della camera, perché questo è proprio il primo utilizzo della nuova camera, fotocamera anzi. Olè, ecco qua, questo si è brodolato un pochino, ma che bello è anche questo. Mi sono mangiato un po' di sapone, buono sto Pegaso, quasi quasi una cucchiaiata dopo gliela do. Andiamo a fare il verso del traverso. Ah, la formula di Pegaso e di Florence è la stessa, perché secondo me squadra che vince non si cambia assolutamente, e quindi finché io non trovo, che poi non è detto, perché io ho fatti altri campioncini con altre formule e li ho mandati a giro ai miei tester e me l'hanno bocciati, quindi ragazzi, ma perché devo uscire con una formula che sostanzialmente o non cambia le prestazioni di questa, o addirittura può essere anche un gradino sotto, e quindi non esco con nuove formulazioni finché appunto non c'ho proprio quella che dici sì, questa si sente la differenza. Verso del traverso effettuato, andiamo a sciacquarci. Che spettacolo ragazzi, R89, tanta roba. Ok, allora, ultima insaponata, ultimo giro di boa.
Olè. Ci siamo. Allora, andiamo a effettuare l'ultimo passaggio, che è quello del contropelo. E pensare che la Bolzano è stata una lametta che all'inizio della mia carriera tonsoria avevo proprio scartato, perché no, taglia troppo, ma poi è una cosa che troppi red point, bla bla bla, cia cia cia. Invece ragazzi, poi tutto sta nella mano. Quando migliori la tecnica, quando migliori la mano, tutto ciò che prima, anche i rasoi stessi, che sono sicuro che molti di voi all'inizio hanno utilizzato un R41, lo squalo, oh mamma mia, questo non lo userò più. E invece poi, semmai dopo un anno e mezzo, lo usano, chiaramente penso, almeno non tutti i giorni, io non lo userei mai tutti i giorni perché è per me troppo efficace, troppo aggressivo per la mia pelle. Però quando lo vai a pigliare in mano, è brutto dirlo così, però insomma dopo un anno ci siamo capiti, l'R41 riesci a domarlo, riesci a utilizzarlo senza farti quella miriade di taglietti o red point che invece facevi all'inizio. All'inizio ti distruggevi anche con un semplice R89. Ok, ci siamo. Olè, fatto, bello liscio. Vado a sciacquare il rasoio, vado a sciacquarmi il viso, mettiamo l'aftershave, diciamo le ultime cosine alla fine. Ok, proprio dentro il naso sto sapone. Ok, vai, ci siamo. Allora ragazzacci, che cosa dire? Vabbè, sapone, insomma, tanto sapete, no, la meccanica è quella, i miei prodotti bla bla bla, la profumazione ve l'ho descritta, molto persistente per essere un aurumato, non si rifà a nulla, è inedita. Nel frattempo io vado a agitare il suo after dedicato, quindi Pegaso, e 29 minuti, 28 minuti, bene, via, arriviamo a sta mezz'ora, vediamo che non si scaldi la fotocamera e poi chiudiamo il video. Allora, ah, bello. Questo mix di agrumi, mandarino, pompelmo, limone, bergamotto, tutti insieme. Ah, buono, buono, buono. Allora, vabbè, buono, l'ho fatto io, però insomma, dovete giudicarlo voi. Anzi, mi fate una cortesia, chi ce l'ha, ok? E visto che questa insomma è la seconda mandata, quindi la prima mandata io l'ho fatta fuori, sia di Pegaso che di Flowerance in 2 settimane, quindi ho riprodotto i prodotti esauriti, quindi un po' di gente ce l'ha Pegaso. Mi scrivete nei commenti che ve ne pare, dici, bro, hai fatto un bel lavoro, bravo, e mi date una pacca sulla spalla virtuale, e, oppure insomma dite, no, io forse lo farei così, bla bla bla, eccetera eccetera.
Apriamo un dibattito, io sono aperto a tutto. Prodotto, ve l'ho detto, pennello, avete visto, lavora veramente in maniera eccellente, va bene sia su barbe corte, perché non è, chiaramente dopo il rodaggio perde la, voglio coniare un nuovo termine, la punzecchiosità del cavallo, perché appunto fa le doppie punte, e quindi anche su barbe corte va bene, ma va bene anche su quelle lunghe, perché comunque c'ha un backbone non esagerato, chiaramente, come altri prodotti, ma il suo backbone ce l'ha su barbe di 3-4 giorni, anche 5 giorni. Questa era una barba da 5 giorni, zero problemi. R89, ragazzi, quando mi dicono, Bru, che rasoio mi consigli, io vi consiglio questo. Vi consiglio questo perché è fatto bene. Geometria è una geometria facile, non è chiaramente profondissimo, ma è un rasoio per iniziare. Per me si deve partire da, o meglio, io sono partito con questo qui. Poi potete partire anche con la variante Edwin Jagger, che in pratica, diciamocelo pure, è una copia. Potete partire con i Mercury, come ho detto, potete partire con il King Camp, insomma ce ne sono tanti. Però a me questo mi è rimasto nel corazon, perché è stato proprio il mio primo rasoio di sicurezza che ho comprato quando ancora non avevo sbarba e mi sono avvicinato, comprato su, non mi ricordo dove, forse Amazon. E tra l'altro comprate su Amazon, ragazzi, vi lascio i link in descrizione di Sbarba, cioè, aiutate me, aiutate il canale a crescere, insomma vi lascio i link in descrizione per l'acquisto. E dicevo, nulla, rasoio ve lo consiglio. La metta Bolzano, una metta non propriamente facile per un neofita, però per uno che c'ha la mano, poi insomma mi lascia questo bel risultato. Chiaramente il livello di gingommosità di Pegaso, come tutti i prodotti, vedete come appiccica, dopo 5 minuti poi sparisce questo appiccicume. Ma io in serbo ho un'altra chicca, eccola qui, questo è, basta, profumo, e vi ho detto un'altra cosa, uscirà anche il profumo di Pegaso. Basta ragazzi, il video, se vi è piaciuto, anzi lasciate un like, poi se non vi è piaciuto lasciatelo il like, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici, insomma facciamo crescere questa community. Vi prometto che rientrerò nei miei ranghi, nel senso nella produzione di video, almeno un video ogni 10 giorni minimo lo devo fare, forse dopo l'estate diciamo riusciamo a calendarizzare un pochino meglio da settembre, e poi vi prometto anche che farò a breve delle live, spero anche con gli altri amici tonsori. Quindi come al solito, stay tuned e ciao da Bruno e da Sbarba.